Benvenuti sul canale. Nel video di oggi parleremo delle anticipazioni della promessa del 24 e 25 agosto. Curro sarà il grande protagonista di questo fine settimana. Affronterà con coraggio suo padre Lorenzo e riceverà una gradita sorpresa da Alonso e Manuel. Infine, Geronimo sarà accusato di aver attentato alla vita di Catalina, rompendo così il rapporto di fiducia con Pelaio. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla. E se vi piace la promessa, lasciate un like per farcelo sapere. Cominciamo! Feliciano, dopo aver rivelato a tutti i membri del servizio che Petra è sua madre, racconta la storia così come lei gliel'ha narrata. Improvvisamente, la cameriera della Marchesa si alza e se ne va in lacrime. Candela e Simona offrono il loro supporto al giovane, mentre gli altri, senza parole, cercano di consolarlo con una pacca sulla spalla. Rimasto solo con Teresa, Feliciano le confessa di sentirsi molto male per aver tradito Petra, ma Teresa gli ricorda che aveva il diritto di farlo, poiché quel segreto riguardava anche lui. Inoltre, gli dice che deve anteporre la propria felicità a quella di Petra e che il coraggio dimostrato nel raccontare tutto è una delle ragioni per cui lo ama così tanto e desidera condividere il resto della sua vita con lui. Maria Fernandez parla sinceramente con Lope. All'inizio, il ragazzo pensa che lei stia per dirgli di essere innamorata di lui, ma accade l'opposto. Maria gli dice che l'uomo della sua vita è Salvador e Lope, visibilmente deluso, le risponde che non c'è nulla da perdonare e che le è grato per la sua sincerità. Prima di andarsene, Maria gli dà un bacio sulla guancia per salutarlo. Più tardi, Maria e Hannah discutono della rivelazione fatta da Feliciano. Maria non riesce a capire come Petra abbia potuto dire a Pia tutte quelle cattiverie quando era incinta, considerando che lei stessa aveva vissuto una situazione simile molto tempo prima. Maria racconta anche della conversazione avuta con Lope. La mattina seguente, durante la colazione, Romulo entra e comunica ai marchesi che riprenderà il suo posto di lavoro. Nel cortile, Abel è intento a studiare alcuni libri quando Hannah si avvicina e gli chiede cosa stia facendo. Il medico le risponde che sta preparando una lista di medicinali per la signorina Catalina. Prima di andarsene, Hannah si scusa per essere stata brusca con lui il giorno prima, dicendogli che tra loro non ci sarebbe stato nulla. Hannah vorrebbe continuare la conversazione, ma Abel si alza e se ne va, dicendole che ne parleranno un'altra volta. In cucina, Candela e Simona parlano con Lope e Pia dell'argomento del momento, Petra e Feliciano. All'improvviso arriva Romulo, che non sapeva nulla della questione e rimane sconvolto nell'apprendere la notizia. Lope dice di non capire come si possa essere così crudeli e incomprensivi, riferendosi al modo in cui Petra ha trattato Pia. La governante risponde che ormai è acqua passata. Il marchese esprime a Cruz il suo disappunto per il ritardo dell'autista con l'ossigeno. Le dice che vuole parlargli per capire cosa sia successo, ma Cruz gli risponde che non sarà possibile perché lo ha già licenziato. Il marchese replica dicendo che avrebbe voluto licenziarlo lui stesso dopo averci parlato. Geronimo affronta Maria Fernandez per chiederle spiegazioni sul motivo per cui è entrata nel magazzino delle marmellate. La domestica, un po' spaventata, racconta ciò che è accaduto e Geronimo le chiede chi le abbia dato la chiave per entrare. Alla fine, Maria è costretta a confessare che è stata la governante della promessa. Nel frattempo, Cruz sembra preoccupata e chiede a Petra se l'autista potrebbe creare problemi. Petra rassicura la sua padrona, dicendole che lo ha mandato molto lontano e che non tornerà più al palazzo. Pelaio si trova nella stanza di Catalina quando arriva il marchese. La giovane si sente meglio e vorrebbe già tornare al lavoro, ma suo padre non glielo permette. Catalina dice di ricordare tutto ciò che è successo, come in una nebbia, e il marchese le racconta tutto ciò che Jimena ha fatto. Dopo che Don Alonso se ne va, la coppia rimane sola. Catalina confessa di non piacersi in questo stato di vulnerabilità,
ma Pelaio le risponde che a lui piace prendersi cura di lei e che vorrebbe farlo per il resto della sua vita. Commosso, Pelaio le dice che lei è la cosa più bella che gli sia mai capitata. Hana chiede a Curro se ha ancora intenzione di scoprire chi sia il suo vero padre. Sorprendentemente, Curro, invece di dirle la verità e confessare che già lo sa, preferisce dire che per il momento non vuole scavare nel passato. Più tardi, Maria incontra Salvador e coglie l'occasione per parlargli. In modo un po' confuso, cerca di dirgli che lo ama, ma come sempre accade con Maria, non riesce a trovare le parole giuste. Cerca di spiegargli che ha parlato con Lope, ma all'improvviso arriva il fastidioso Valentin, interrompendo la conversazione. La Marchesa riceve una lettera e subito dopo arriva Margarita. Cruz esprime preoccupazione che la questione di Jimena possa essere divulgata al pubblico. Margarita risponde che sarà difficile impedire che una notizia del genere si diffonda come un incendio. Chissà perché immagino che Margarita non farà nulla per evitarlo. Nel frattempo, Manuel si trova nell'hangar e arriva Hana. Il signorino cerca di baciarla, ma lei si tira indietro, ricordandogli che non è ciò che avevano concordato. Manuel non riesce a smettere di pensare a lei, ma proprio in quel momento arriva il capitano Lorenzo, che li sorprende, anche se fortunatamente non cogliendoli in flagrante. Lorenzo è venuto per parlare con suo nipote dell'assassinio dell'arciduca, non avendo altri argomenti di conversazione al momento. Curro e Martina sembrano molto più felici e rilassati, come si vede dalla luce sui loro volti. La signorina approfitta della circostanza per raccontargli che il capitano Lorenzo l'ha avvicinata per dirle di aiutarlo a convincersi ad arruolarsi nell'esercito. Glielo ha raccontato per metterlo in guardia. Questa cosa non è piaciuta affatto a Curro, che è rimasto molto turbato. Manuel cammina per i campi insieme a Mauro, che approfitta dell'occasione per ringraziarlo per essere andato a prendere l'ossigeno per Catalina. Mauro gli racconta tutti gli inconvenienti e il guasto che hanno avuto durante il viaggio e gli rivela che qualcuno ha tagliato deliberatamente il cavo dei freni. Mentre si trovano nei campi, Curro è in sella a un cavallo. Quando incontra Lorenzo, scende da cavallo per chiarire con lui ciò che gli ha riferito Martina. Tuttavia, prima permette al capitano di parlare con lui in modo fintamente amichevole, continuando a insistere sull'idea di arruolarsi nell'esercito. A questo punto, Curro gli dice chiaramente che si vergogna di lui. Aggiunge che non desidera nulla, né il suo cognome, né il titolo nobiliare, né tantomeno la sua eredità. Afferma anche che l'unica follia commessa da sua madre Eugenia è stata quella di sposarlo, e conclude dicendogli che può sperperare tutta la sua fortuna con le amanti, come ha fatto con la baronessa di Grazalema. Dopo questo duro confronto, Curro si allontana, lasciando Lorenzo senza parole. Più tardi, la sera, Salvador e Feliciano si trovano nel cortile a bere un bicchiere di vino. Feliciano confida al suo amico che la sua vita è completamente sconvolta. Improvvisamente arriva il medico Abel e si unisce a loro. Dice a Feliciano che, nonostante tutto il male che gli sta accadendo, è una benedizione avere Teresa al suo fianco, aggiungendo che anche lui è fortunato ad avere Hana con sé. Salvador, sorpreso dalle parole di Abel, gli chiede se stanno insieme e il medico risponde di sì. Questo uomo sembra essere sotto l'influenza di Lady Bugiarda e si spera che non finisca allo stesso modo. Romulo presenta al marchese e a suo figlio i preventivi degli operai per ristrutturare la stanza incendiata. Alla fine scelgono un preventivo che sembra piacere al marchese e Romulo dà il suo benestare. Più tardi, Curro racconta al marchese della conversazione avuta con suo padre, il capitano Lorenzo. Romulo discute con Pia riguardo ai lavori che stanno per iniziare nel palazzo, quando improvvisamente arriva Petra per chiedere quando inizieranno le ristrutturazioni, poiché la marchesa vuole saperlo. Pia lascia l'ufficio e Romulo, rimasto solo con Petra, le chiede spiegazioni su quanto rivelato da Feliciano. Petra risponde che non vuole parlare di quell'argomento. Il maggiordomo le chiede come abbia potuto non essere comprensiva con Pia,
avendo vissuto una situazione simile. Avrebbe potuto sostenerla, invece le ha reso la vita impossibile. Petra rimane in silenzio con la testa bassa e Romulo le dice che spera abbia imparato una lezione, poi la lascia andare. Manuel è intento a leggere il giornale quando arriva Hannah. Lui le mostra una foto di Don Pedro Farré che appare sul giornale, ricordandole che è l'aviatore che gli aveva proposto di andare a Milano per intraprendere una carriera nell'aeronautica, proposta che lui rifiutò a causa di Lady Bugiarda e della sua presunta gravidanza. Manuel è frustrato perché altri stanno vivendo il sogno che era il suo. Geronimo si incontra con Pelayo nel magazzino e discutono della consegna delle armi prevista per quella stessa notte. Geronimo racconta anche l'incidente con Maria Fernandez, che è entrata nel magazzino, e avverte che Pia possiede un passepartout che apre tutte le porte del palazzo. Nel giardino, Martina racconta nuovamente a Curro della conversazione avuta con il capitano Lorenzo, una scena che abbiamo già sentito più volte in questo episodio. Martina, con un sorriso malizioso, gli chiede come abbia reagito Lorenzo quando gli ha detto di non volere nemmeno il titolo di Conte della Mata. Alla fine, Martina suggerisce a Curro di pensarci bene, perché rinunciare ai privilegi di un titolo nobiliare non è cosa da poco. Curro le chiede se lo amerebbe ancora se non fosse un conte, e lei, ridendo, risponde che dovrebbe pensarci. Nel frattempo, nel palazzo, Manuel si rilassa mentre gli operai salgono nella stanza per iniziare i lavori. Arriva Pelayo e Manuel gli chiede del guasto ai freni del sidecar. Nella stanza di Catalina, la zia Margherita le presenta i conti del palazzo. Sembra che la giovane sarà presto pronta a tornare al lavoro. All'improvviso bussano alla porta. È Ana, venuta a medicare la ferita alla gamba di Catalina. Margherita, un po' impressionata, decide di andarsene e proprio in quel momento entra Manuel per vedere la sua amata sorella. In cucina, Maria Fernandez incontra Valentin, che non perde occasione per farle nuovamente delle avance. La giovane gli è grata per il consiglio di parlare apertamente dei suoi sentimenti, cosa che l'ha incoraggiata a dichiararsi a Salvador. Feliciano sta spazzolando una giacca quando arriva Petra e gli chiede se ha tempo per parlare con lei. Lui risponde bruscamente di no e lei gli chiede perché abbia rivelato il loro segreto a tutti. Feliciano le risponde che la parola «madre» per lui è vuota se non c'è amore, come in questo caso. Più tardi, le cuoche finiscono il loro lavoro e si preparano a leggere la lettera che Don Carlos ha inviato a Candela. Nella lettera, Don Carlos racconta che sta bene e che sua figlia si trova benissimo a lavorare a Gijón. Improvvisamente arriva Valentin e Simona gli chiede della lettera di suo figlio Antonito. Il giovane cerca di sviare la domanda, ma poi si vede una scena in cui tira fuori la lettera dalla tasca, mostrando che non l'ha ancora inviata, cosa che Simona non vede. Nella loro stanza, Hannah e Maria Fernandez si preparano per dormire. Hannah confida a Maria di avere molti problemi, come essere innamorata di un uomo di cui non dovrebbe esserlo, riferendosi al fatto di essere l'amante del signor Manuel. Maria Fernandez, non sapendo nulla della decisione presa da Hannah e Manuel, le suggerisce che ora che Lady Bugiarda non è al palazzo, dovrebbe approfittarne per passare più tempo insieme a lui. In un'altra scena, il marchese racconta a suo figlio Manuel che Curro ha deciso di rinunciare al titolo di Conte della Mata. A questo punto, Alonso suggerisce a suo figlio di rinunciare al titolo ereditato dal barone di Linaja, poiché in futuro sarà marchese di Luján. Sembra che il marchese sia ancora tormentato dalle discussioni avute con suo fratello Fernando e chiede a suo figlio di non ripetere i suoi errori. Infine, riuniti nuovamente nel magazzino, Geronimo e Pelayo si spartiscono il denaro delle ultime vendite di armi. Il conte chiede a Geronimo se è stato lui a sabotare i freni della motocicletta e con sguardo sospettoso gli chiede esplicitamente se ha cercato di uccidere Catalina. Ti ringrazio per aver guardato il video fino a qui. Se ti è piaciuto, lasciami un commento e un pollice in su.
Ti aspetto qui sul canale per una nuova storia dei nostri amati personaggi della promessa. E ricorda di attivare la campanella per non perderti nulla. Ciao!